Che partita, signori, che partita, che partita. Penso veramente la più bella partita del Milan che abbia mai visto in vita mia. E merita troppo fare il video. Primo tempo, il più brutto che abbia mai visto, sinceramente, perché a parte, sì, qualche occasione loro, ma brutto. Il secondo tempo, ragazzi, non ho mai visto un Milan che non molla, che ci crede, e molte volte va sotto 1-0 e poi muore. Oggi, ragazzi, dovessi fare pagelle, 10 a tutti, ragazzi. Poi vabbè, ovviamente non è così, perché ci sono poi da vedere anche le varie colpe per i gol, però veramente io penso che questa sosta del coronavirus abbia fatto benissimo al Milan, che se non avesse perso punti in partite veramente stupide come farsi rimontare nel derby, oppure pareggiare con Lecce in casa, perdere col Genoa, pareggiare con la Spalla, sarebbe veramente molto più in alto di quello che è. La zona Champions, ragazzi, è andata, sono 13 punti, e l'Atalanta deve ancora giocare. Però, ragazzi, è veramente, veramente bello battere la Juventus dopo anni e farlo con stile, veramente con stile. Non faccio un video di reaction da tipo una vita sul canale, e questa volta va anche su Instagram, la nostra pagina di calcio, trovate il link della pagina in descrizione. Però, ragazzi, veramente merita. Milan che non ha sentito assolutamente la pressione della Juventus, e che soprattutto in 7 minuti ha rimontato un risultato ormai che, quando Milan perde 1-0, spegnete tutto, andate a letto, cambiate attività, ragazzi. E invece questa volta il Milan ha ribaltato tutto. Tanto, per chi non lo sapesse, il rigore era netto. Ora voglio vedere qua se qualcuno poi commenta: il rigore era stranetto. C'era, senza dubbio. Non è come tipo in Coppa Italia che glieli regalano. Prova a fare comunque delle pagelle serie. Migliore in campo per la Juventus. Sono molto combattuto. Comunque penso o Rabiot o Ronaldo. Donnarumma gli darei un 6,5, anzi anche un 7 per la parata che ha fatto nel finale, già sul 4-2, ma comunque molto fondamentale. Teo Hernandez 7, Romagnoli 7, 7 Kjær, Conti diamo un 6,5, Calabria senza voto, Benacer si è fatta morire ma ha fatto appedato bene a centrocampo, un 6 se lo merita, un 7 anche sì, un 7, un 6,5 anche a Bonaventura, Rebic 7,5, Ibra 6,5, e comunque si è fatto vedere, poi siamo anche al 7, e che ho dimenticato, Çalhanoğlu 7, ragazzi, partite da 7, questo sì, assolutamente. Meno male che sulla fascia destra abbiamo tribolato, però più sono state volte in cui abbiamo tribolato di più. E detto questo, ragazzi, la partita si commenta da sola, si commenta da sola. Io una cosa così, seguo il Milan dal 2007, l'anno che proprio ha vinto la Champions League, partite così, ragazzi, non le ho mai viste. Ho visto, mi sono assorbito la rimonta da 0-3 a 4-3 a Lecce, il giorno della morte di Simoncelli con la trippetta di Boateng, mi sono assorbito l'1-3, 4-3 con gol di, mi sembra, Paletta all'ultimo minuto contro il Sassuolo in casa 3 anni fa, però ragazzi, contro la Juventus e la Juventus. Ho visto Milan vincere 2 volte 3-0 nei derby e non ho mai goduto così tanto. Veramente, ragazzi, sono senza parole, sono molto contento della prestazione della mia squadra. Non so veramente cosa dire, partita preparata benissimo. Pioli, secondo me, merita fiducia perché sta facendo bene, molto bene.
e io lo terrei un altro anno e soprattutto, ragazzi, riscatterei Rebic, assolutamente riscatterei Kjaer e proverei a fare un altro anno o almeno 6 mesi a Zlatan, che comunque è un giocatore lento, ha fatto 2 gol nelle ultime 2 partite solo su rigore, però comunque è un giocatore che porta avanti la squadra, fa sportellate e spesso poi arriva anche le assist. Non ho niente da aggiungere, ragazzi, questa è la mia analisi in breve, delle pagelle veramente in breve. Non voglio attaccare gli Juventini, per carità, non... si può parlare bene anche senza offendere nessuno. Detto questo, ragazzi, grazie alla visione e ciao a tutti.